Ma tu dimmi, se io per lavoro devo stare qua a farmi il fegato così, ma Si prega di registrarsi alla non mi reception. pagano abbastanza. Qui c'è la gente che scappava ed è scomparsa attraverso le porte come al solito. In realtà, come si scoprirà da un documento più avanti, la Sixon faceva questi androidi volutamente finti per evitare il... Ah, questo era l'unicorno di Blade Runner, ragazzi. Questa mi sembra una bella, bella citazione. Blade Runner, lo ricordo, un altro film di Ridley Scott. Questa meriterebbe quasi uno screen. Chissà. Allora... E, insomma, per evitare praticamente l'effetto Uncanny Valley, la spiegazione che facevano la Sixon faceva gli androidi volutamente finti. Il nostro obiettivo adesso qual è? Dirigiti verso l'area comunicazioni. Nell'area comunicazioni potrai gestire comunicazioni esterne. Trovala e invio un messaggio alla Torres. Ah, ragazzi, vista l'ora e visto che tutto sommato io per stasera ho già dato, nomino innanzitutto Lorenzo Fantoni come prossimo streamer di Aliens, che farà un'oretta, perché che mi devo solo cagare addosso io, è giusto che lo faccia anche lui. Poi comunque magari facciamo una terza streamata col Facchetti, che finalmente è fresco di Fastweb 100 anche lui. Non vi rendete conto di cosa succede? Apollo ha tutto sotto controllo. La sua registrazione è quasi completa. Vedete anche il collo che è tipo gommato. Sono finti, dicevo, vedi, non sono gli androidi quelli veri che vedevi, quei replicanti che sembravano appunto replicanti di Alien. Questi sono chiaramente finti, si vede che sono... esatto, ti faccio l'Alien Bucket Challenge, Lorenzo, e poi ci sentiamo per decidere la data e l'ora, soprattutto la data sarà domani, e poi lo farà Facchetti. Io adesso arrivo a fare la chiamata all'astronave e poi mi imbranderei serenamente, si fa per dire, perché avrò gli incubi stanotte dopo questa diretta per colpa anche vostra, sappiatelo. Allora, abbiamo raggiunto il limite, vediamo se possiamo craftare qualcosa. Tipo una bomba fumogena. Poi crafterei un altro medikit. E poi basta, poi basta. Eccolo qua, rilevatore di movimento. È un rilevatore. È stato modificato. In effetti, Lorenzo, vuoi andare avanti tu a giocare da quando stacco io? Potrebbe essere via il dente e via il dolore, fai vedere anche dei livelli avanzati. Va tutto bene? No, va tutto bene. Va tutto bene? No, va tutto bene. Vorrei evitare battute sessiste, ma mi sembra molto una risposta femminile questa. Come vedete, si mette a fuoco il sensore e va fuori fuoco il fondale, perché non ci può mai essere una win situation in questo gioco. Stan, anche tu a letto, paraculo. Scherzi a parte, fai bene. Questo è un gioco, una diretta da fare di giorno con anche il sole fuori proprio.
Cerca di capire, questa è la nostra unica chance. Qualcuno deve ristabilire le comunicazioni. Dobbiamo far sapere alle autorità sulla Terra cosa sta succedendo. Non preoccuparti, torno presto. Non lascerò te e Claire da sole. È vero, sì. Confermo quello che dice Lorenzo. Gli androidi, mentre cercano di uccidere, ti dicono di star calmo, è veramente il massimo. Ecco, quando sentite quella specie di beep, vuol dire che in realtà lui sta registrando qualcuno. Anche se in questo momento non c'è nessuno. Cassa acustica, neanche questo l'ho beccato nella prima run. Ah, le istruzioni guardano l'inventario. Cosa ce ne facciamo di una cassa acustica? Ah, sarà un sensore per distrarre... Ah, questo mi sembra già utile. Un vero ingegnere. No, manca un componente. Mi ricordo. Tra l'altro l'LTS lo sta prendendo anche il nostro Emiliano Baglioni, quindi finalmente non sarò più solo io a streamare in buona qualità, ma ci sarà Lorenzo, che però insomma più che un'ora non può, Filippo e anche il Baglioni, anche lui per un'ora, quindi inizieremo a streamare anche molto più di prima, finalmente. Allora, qua noi non possiamo entrare. Questa è una zona riservata. Se ne vada. Fammi entrare, devo contattare la mia nave. Mi dispiace, non è possibile. Amanda Ripley. Accesso ad Apollo effettuato. Benvenuta alla stazione di Sevastopol. Deve esserci un altro modo. Benvenuta si fa per dire. Ecco, tra poco avrete una dimostrazione della calma e della seraficità degli androidi. Ecco, adesso vedete, rispetto a prima, quando ci chiniamo possiamo passare anche sotto il tavolo e fermarci. Ascoltami, dobbiamo ristabilire le comunicazioni a lungo raggio. Lei è isterico. Stai indietro, ti avviso! Risolviamo il problema. Buona giornata.
Se avete dei 30 megabit si può anche fare qualche cosa interessante, se no no. Credo. Dove devo andare? Non mi ricordo già più io. Qua. Ah, qui devo disabilitare la telecamera di sicurezza senza farmi individuare. Vedo qui che si disabilita. Personale, errore, condivisa, l'occhio di Apollo, pubblica, no, dov'è? Ah, il sensore sta là. Ecco sto jingle mentre sono qui che rischio la vita un po'. Allora, il video disattivato, il sistema di allarme pure, questo spero che stia di là a guardare. No, non mi dire che siccome l'ho disattivato, no, porca miseria, non devo disattivarlo, cacchio. Qui c'era un badge da raccogliere. Tu te ne sei sempre girato dietro. Mi raccomando, anche tu non te muove. La mappa cosa ci dice? Perché devi riabilitare il video? Vabbè. Sì, Lorenzo, anche perché un'ora sola di streaming è veramente pochino. Quindi? Non ho capito se bastava disabilitarla da lì, vabbè. Sì, la telecamera si è fermata. A questo punto bastava farlo anche da là. Quindi abbiamo ancora per un, credo, un 10 minuti, un quarto d'ora, vi avviso. Poi le mie sofferenze per stasera avranno un termine. Comunque siete rimasti più o meno gli stessi di inizio trasmissione, quindi vi ringrazio. E se ci fosse qualcuno di nuovo, come al solito lo ricordo, mettetevi in follow su Eurogamer Italia. Sono 40 anni di trasferire a Milano, ormai non ci crede più nessuno. Giustamente il pilota è il comandante che dice: amici miei, che fine avete fatto? Perché mi segna un altro punto esclamativo qua dietro? Secondo voi? Due punti esclamativi. Ma... ah, forse uno sarà sopra. Cos'è che devo fare adesso? Nell'area comunicazione potrei gestire la comunicazione. Trovala e invio un messaggio alla Torrens.
Ragazzi, 20 ore così. Vabbè, 15, 16. Beh, comunque sono tante, però, cioè. 15-16 ore di questa tensione sono veramente troppe. Comunicazioni esterne disabilitate per ordine di Apollo. Struttura non collegata. Ecco. Le comunicazioni in uscita sono bloccate. Perfetto. Perfetto, si fa per dire. Ci deve essere qualcuno da poter contattare sulla stazione. C'è una botola qua, non l'avevo vista l'altra volta. Dove mi porta questa botola? Che miseria. Fatemi esplorare un po' qua. Faccio attento, no, non c'ho coraggio. La prendo un po' più larga. Non avevo scoperto questo sistema di botole l'altra volta. Interessante. Qua sotto cosa c'è? Ci sono anche i pezzi di metallo, ma sono pieno. E di qua? Sarà speculare. Condotto. Notte Gabbo, ci vediamo domani sempre qua su Eurogamer Italia oppure su Eurogamer.it, ci leggiamo. Attento alla traversata. Non ti giri adesso. Eccolo che si è girato, bastardo. Ecco, poi Amanda è una grande contorsionista perché, come vedete, armadietto microscopico. E lei track? Come fa? È di gomma sta qua. Vabbè. Questa è una cosa che mi ha un po' stupito quando l'ho scoperta. Ma che c'è qualcuno qua? Qui c'è qualcosa da raccattare, no. Tra l'altro vi devo dire che non sono ancora riuscito ad ammazzare un androide. Nel senso che gli ho sparato una su PlayStation 4 nella run precedente, mi è capitato un incontro spiacevole. Gli ho scaricato addosso 3-4 colpi, compreso un headshot che mi ha anche sbloccato un achievement, ma non è venuto giù e alla fine mi ha mazzuolato. No, 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 no. Registrazione in corso, accesso riservato alla Sixon. Volevo usare il radar, cazzarola. Allora,
mi allontano. Che pirla, ho fatto rumore, no. Non si possono fare ste gnubbate. E mi sta cercando, cacchio. Si è allontanato. Ma dove è andato? Dietro. Vabbè, io come faccio a entrare in sta stanza? Qualcuno adesso me lo dica. E soprattutto perché quando ho fatto la prima run su PlayStation 4 non c'era nessuno? Qualcuno di voi che è ancora sveglio mi può dire, infatti non so se sia fattibile da fuori, se no gli sparo un caricatore. Cioè, che stress sto qua, dai, cacchio. Che adesso lo vedo uscire da sta porta. Si leva dalle palle. Ok, via libera. A sto punto fatemi curiosare qua in sta stanza per vedere se c'è qualcosa. Questo è il corridoio. Questo è il corridoio di collegamento. Qua c'è la granata flash, qua c'è l'iniettore, qua ce n'è uno morto. Vabbè. È morto? Ripristina la corrente. Qui non ne abbiamo bisogno. Sento il suono amico di un salvataggio. Cosa che noi facciamo subito. Maronna, che stress, ragazzi. Granata Emp. Ma sapete che tutte queste robe qui proprio ci sono passato dritto per fare la recensione sul Corriere e me le sono perse. Guarda te quanta roba che potevo craftarmi. Granata IMP. Che non dice assolutamente cosa faccia, ma... Ah, però ne vanno via di robe, eh? La granata MP esplode all'impatto e rilascia un impulso elettromagnetico che disabilita temporaneamente i sintetici non industriali. Ah, bene. Questo è utile. E poi cos'è che ho preso anche? Granata flash. C'è qualcos'altro che posso craftare? No, no, no.
kit medico. Bene, dove si andrà a finire qua dietro? Ma invece Claudio, sparandoli, perché gli ho sparato un paio di colpi in testa oggi, ma sono rimasti in piedi. Non ti nascondo che la cosa mi ha un po' scoraggiato, anche perché le munizioni sono merce rara qua. Personale condivisa. Sevastopol, sono l'amministratore esecutivo della Weyland Yutani, Nina Taylor, e confermo la ricevuta della vostra trasmissione. Sono un membro della squadra assegnata al recupero della scatola nera del Nostromo. La scatola nera di cui siete in possesso è di estrema importanza per la Weyland Yutani. Ai sensi degli accordi aziendali in vigore, devo ricordarvi che non siete autorizzati a leggerne il contenuto. Peccato che qualcuno ne abbia cancellato il contenuto. Ma non sono stati neanche quelli della base, perché c'era la registrazione dell'altro che diceva: ah belli, cosa mi avete fatto lavorare a fare, che sulla scatola nera non c'è niente. Speriamo che me la cavo. Oh, oh, oh. Che nome simpatico sto achievement. Allora disattiviamo il video. Ecco, la purificazione la teniamo attiva e attiviamo il portello. Ok, facciamo un ultimo salvataggio, attiviamo la parte successiva e su quella ci saluteremo. E vediamo cosa succede adesso. Ah, i minigiochi, madonna che stress. Inserisci i numeri da abbinare quando il circuito è attivo. Mi ricordo più cosa devo fare. Ok, qua come vedete ci sono disegnate le, tipo le freccette del D-pad, e dovete premere in direzione del pallino pieno quando appare il numero. Ci ho messo un po' a capirlo. Qui a seconda di come muovete il cursore cambiano i numeri, e dovete fare in modo che coincidano con i numeri sotto. Vedete, adesso in alto c'è scritto 85-34 e sotto c'è scritto 83-36. Quindi cambiate 83-36, ok, e qua si ripete. Il D-pad, ok. Samuel, sei vivo? Sono Ripley. Ripley, Taylor e Ripley, eravamo preoccupati e pensavamo... L'ho fatta. Dove siete? Siamo alla stazione di transito, vicino al centro medico. Ok. Samuel, ascolta. Qui non è sicuro. La Sixon ha sigillato questo posto e i suoi androidi vanno in giro ad uccidere gente. È impossibile, è contro i protocolli di programmazione. Visto, Samuel. La Sixon la pensa diversamente riguardo ai sintetici. C'è qualcos'altro qui. Una creatura grossa e letale. Ripley, aspetta. Una creatura. Una forma di vita di tipo sconosciuto. Un organismo alieno. È estremamente pericolosa, tu e Taylor. Ripley, Taylor è ferita. Dei rottami l'hanno colpita nell'attraversamento. Ferite grave. Non posso muoverla. Servono attrezzature sanitarie. Dobbiamo trattare la ferita e passare. E la Torres? La radio si è rotta. Non riesco a contattare Verlaine. Siamo soli. Cazzo. Ok. Vengo da voi. Ok, ti mando una navetta. Eccoci qua, naturalmente la nostra azione ha fatto partire l'allarme. Noi salviamo la partita. E su questo direi che ci possiamo salutare e tornare rilassatamente al menu di gioco.